Il Ningen, o almeno io lo pronunzio come lo leggo, è una nuova leggenda metropolitana, una sorta di Bigfoot, un mostro mai visto, di cui l'esistenza non è stata mai provata, e che ci sono delle foto un po' vaghe, simili a Nessie, il mostro di Loch Ness. Il Ningen sarebbe un animale fra l'uomo e la balena. È stato avvistato, diciamo così, per la prima volta nel 2007 su un forum giapponese con una serie di post di un presunto impiegato del governo che dedicandosi alla vita delle balene era imbarcato su una nave quando ebbe un avvistamento di questa specie, che dovrebbe essere lunga fra i 20 e i 30 metri e avere delle gambe simili a pinne, completamente bianco, braccia a metà tra quelle umane e le ali di una manta e mani a 5 dita. Le uniche caratteristiche visibili sarebbero gli occhi e la bocca, che molto simili a quelle di un essere umano. L'autore di questi post, che è rimasto naturalmente anonimo, dice che questa creatura potrebbe abitare le acque dell'emisfero meridionale del nostro pianeta, cioè in Antartide, e ha tentato, diciamo, di rafforzare l'ipotesi dell'esistenza dei Ningen con delle mappe di Google, dei video e immagini scattate nelle acque al largo della Namibia. Naturalmente, fino ad ora, le prove dei sedicenti testimoni dell'esistenza dei Ningen sono fotografie che sono difficilmente interpretabili e dei video molto molto confusi, discutibili. Del resto, capita sempre così quando si ha a che fare con una nuova creatura, il che non sarebbe da escludere perché non è che noi sappiamo tutti gli animali che esistono sul nostro pianeta, ce ne sono tanti che ancora non abbiamo scoperto, però le dimensioni notevoli di questo animale farebbero pensare che si sarebbe già dovuto vedere da tempo. Insomma, stiamo parlando di un animale di 20-30 metri, quindi non è proprio una pulce, ma non passerebbe inosservato. Quindi probabile, ma bisogna sempre lasciare il punto interrogativo, che si tratta di una di quelle famose bufale oppure le famose leggende metropolitane che vengono fatte partire da internet e poi naturalmente si alimentano da sole e vanno avanti alimentando la nostra fantasia e il nostro sognare. Grazie, alla prossima.